Ciao a tutti, oggi vi volevo parlare di questo dipinto di Toulouse Lautrec datato 1889, intitolato La Toilette, dove il pittore ritrae, probabilmente una prostituta, comunque una modella eh, in una condizione di intimità, la ritrae nel suo studio, questa è la famosa serie di vimini eh, che Lautrec ha utilizzato in altre occasioni nei suoi ritratti nei suoi dipinti e dunque si suppone che sia nel suo studio cioè nello studio di Lutrec ma nella posizione di che è una posizione privilegiata che godiamo anche noi eh, più alta rispetto al soggetto ci dà la possibilità di entrare anche per quanto riguarda lo spazio nell'intimità del, del soggetto noi ammiriamo la schiena eh, che è dipinta con colori chiari il bianco che poi dopo diventa un po' violaceo perché si trasforma nel colore della veste eh, vediamo vestiti sparsi a terra e vediamo una condizione appunto di, di intimità di, eh, di coinvolgimento nella, nella vita di questo personaggio eh, probabilmente questo dipinto non è stato realizzato con dei disegni preliminari o con dei progetti preliminari ma è stato realizzato dal vero mentre lo Trek osserva la modella così la dipinge e questo è dimostrato dal tipo di, di pittura eh, i tocchi sono veloci, rapidi così anche per quanto riguarda i capelli la schiena come dicevamo la realizzazione della veste che si sparge intorno a me colpisce in modo particolare perché mi dà un senso di profonda sensualità e contemporaneamente di profondo pudore dell'artista nel ritrarla, nel non guardarla, nel non mostrarne il viso ma facendoci intuire comunque la bellezza del corpo di questa ragazza e ovviamente un volto che non vediamo, che non possiamo osservare e l'idea stessa di dipingerla così rapidamente mentre è seduta per terra con gli abiti attorno ci dà l'idea anche della rapidità, del momento, dello scatto quasi fotografico nel mostrarla e nel, nel portarcela a visione, in modo tale che anche noi possiamo condividere questo aspetto, questo momento che lui ha realizzato. Questo dipinto, dicevo, era del 1889, in realtà inizialmente fu datato 1896, ma una lettera di Lutreck in cui raccontava anche di questo quadro eh, ce lo fa datare prima, prima del 1890, quindi l'anno prima, nel 1889. E, al di là di chi sia la modella, si suppone che possa essere una prostituta perché all'epoca lui frequentava mm, le case chiuse, i prostriboli, e aveva molte amicizie in quell'ambito. Era un frequentatore assiduo. Ci sono un sacco di eh, quadri di quel periodo, 1890-91-92, eh, dove lui ritrae prostitute sia all'interno delle case chiuse che in altri contesti. Non è dato a saperlo, si suppone che sia così, non ha importanza, nel senso che l'anonimato di questa modella la rende ancora più affascinante ancora più intenso il rapporto con, con il dipinto. Se volete avere altre informazioni su Toulouse-Lautrec potete andare sul sito biografiaonline.it dove trovate tutta la sua opera.